incredibile che si incontra, per queste strade. Guardate, e oh, vince tutto lui. Guarda cosa c'ha. È partito col numero uno e sono arrivati col numero uno. Ora appena finisce la telefonata. Stavo cercando di chiamare in Portogallo, ma. Allora, speriamo di essere stati anche noi a portarti un po' di fortuna, noi abbiamo pregato tanto. I tuoi piloti ce l'hanno messa tutta. Te anche. Sei soddisfatto di come è andato il Pont de Vaux? Sì. Ma sono soddisfatto perché i ragazzi hanno vinto e non l'hanno persa per causa mia, per cominciare. Purtroppo, dai, è una gara difficile, basta nella niente. Nella Manche 3 ci ha raccontato che un pilota ha avuto dei problemi, vero? Eh sì, Gio ha avuto un mezzo collasso dovuto al caldo e ho dovuto rientrare, abbiamo buttato via un giro e rotti. Poi per fortuna Roma è riuscito a rimanere fuori quasi 1 ora e 50 e ha tenuto duro, così poi il volo era più fresco e alla fine Paul faceva dei tempi eccezionali, insomma abbiamo mantenuto il giro di vantaggio. Bene. Appena finito il Pont de Vaux abbiamo telefonato a Stefano e gli abbiamo detto oh, ce l'hanno fatta, era contentissimo, mi ha detto di farti gli auguri e di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi e per Codisti. Grazie mille. Grazie mille. Ciao ragazzi.